Certo, oggi abbiamo svelato l'oggetto, il grande rotolo che contiene il dipinto di Francesco Cughetti realizzato intorno al 1856-57 e che venne inaugurato proprio nel 57 all'inaugurazione del teatro. E un dipinto che rappresenta il passaggio del Rubicone di Cesare e del suo esercito. E che ora abbiamo potuto vedere in qualche dettaglio una sopravvivenza molto che fa ben sperare, perché sotto il talco che fortunatamente è stato messo a protezione e a separazione delle parti arrotolate, e grazie proprio al fatto che venne protetto, portato a San Marino durante la guerra e appunto spostato dal centro di nevralgico dei bombardamenti, abbiamo ancora oggi la possibilità di avere, di vedere, di mettere in restauro il più grande dipinto della città. È a livello di dimensioni senza dubbio, ma come importanza è un dipinto che ha un'immagine simbolica, contiene un'immagine simbolica voluta e segnalata dall'autore stesso e da Poletti, che fu l'architetto che progettò e disegnò il teatro. Infatti, i grandi teatri italiani, nella loro apoteosi decorativa e anche in elementi simbolici come sono i velari, contenevano proprio quel labirinto di decorazione, di fregi, di immagini e di storia che serviva anche a preparare la meraviglia del momento in cui un spettatore si attendeva il manifestarsi della scena e dello spettacolo teatrale. Per cui quel momento così anche trepidante, chi frequenta il teatro lo sa, che l'attesa contiene anche un senso di eccitazione particolare e l'occhio si appoggia sulle decorazioni, sulle immagini che ha davanti, con un atteggiamento diverso da quello che solitamente fa. Per cui questo lo sapevano molto bene i costruttori, gli architetti e i decoratori dei teatri, e venne chiamato uno dei più importanti pittori dell'epoca, Francesco Cughetti, il bergamasco Francesco Cughetti, a realizzare questo dipinto colossale, che in qualche modo di cui ne seguiremo il restauro e ci intratterrà in questi mesi. Proprio nell'attesa della nostra prima emozione di quando vedremo il primo spettacolo al Galli restaurato.